Ma mi sono chiesto una cosa, che cos'è che crea l'emozione nella musica? Io sento un pianista che mi commuove, sento un altro pianista, suona bene, non fa sbagli, fa tutto bene, però non mi fa venire i brividi, però non so il perché. C'è una ragione, ci deve essere una ragione molto, molto profonda. Non si può dire soltanto perché lui è musicale, perché, ma sì, per esprimere quella musica che poi chi fa le note giuste esprime la musica, ma per esprimere l'emozione, andiamo nella parte emotiva. E la parte emotiva come la esprimi con la musica? Dico, ci deve essere una ragione che lega tutte le emozioni, no? Qual è l'emozione? E allora ho pensato, dico, forse. È quello che riesce a riempire uno spazio che c'è fra una nota e l'altra, no? E allora questo qui perché, come per, e allora mi è venuto in mente che è la forza di gravità, non lo so. Che sia poi vero o non vero, questo qui non lo saprà mai nessuno. Io ci credo, perché se tu fai un intervallo, è perché sono nati gli intervalli, è perché a un certo punto l'uomo ha la possibilità di fare un salto. Però è trattenuto dalla forza di gravità, perché se non ci fosse la forza di gravità, facendo un salto salterebbe 30-40 metri. Andrebbe di qui, andrebbe a Bologna con un salto. No? E nella musica è così, quello che ti trattiene prima di fare quella determinata nota è quella intensità che il pubblico sente. Perché? Perché la forza di gravità l'abbiamo nel cervello, il pubblico ce l'ha nel cervello, eccetera. E scatti il meccanismo dell'emozione. Accordo ha un colore, è soltanto abituarsi, vedi veramente il colore. Tante volte io dico, quando uno suona, penso a un bell'azzurro, automaticamente viene il colore e salta fuori qualche cosa di diverso. Tu quando vedi un paesaggio anche nel film, nel cinema, no, che cosa è? Se la musica è sbagliata sotto, cioè, Morricone è un artista, ma è formidabile. Perché? Perché adatta la tonalità, adatta il colore, adatta la musica, eccetera. È questo.